Quindi noi abbiamo, diciamo, al minimo della forza, quando in realtà dovrebbe essere al massimo, cioè, siamo meno di 90. Però ci sono, diciamo, cose che potrebbero aiutarci, intervenendo con l'amministrazione, a fare meno, a ottimizzare. Thank you.
attivarci con la tecnologia, capisco che con i tempi ci sono tempi di effettezza economica, ma ad esempio cose utili saranno la costruzione di un rilevamento fisso della città nelle grandi arterie di accesso alla città. Altra cosa, adesso ci sono degli strumenti che siamo collocati grazie al Ministero per la proposta della salva di Gemma, rilevamento di movimento con telecamera di operazioni, dove ci sono quelle situazioni di vietro di fermata dove sono 30 macchine, che la pattuglia arriva si ferma, riesce a colpire uno o due sfortunati mentre gli altri 28 sono lontani, non nel problema se lo spettro porta la roba ancora la pattuglia si è spostata. Con questo sistema di rilevamento come passa prima e vi garantisco che allo scadere dei 60 giorni quando cominceranno a arrivare le notifiche di aiuto che smetteranno di parcheggiare in piazza fila, magari davanti ad alcuni banco parcheggio nel nord, piuttosto che salire queste scommesse, eccetera, eccetera. Quindi questo sarà un supporto che ci aiuterebbe, diciamo, a ottimizzare l'utilizzo del personale. E poi ci sono problemi, sono notevoli, noi abbiamo bisogno, come dicevo assessore, di vedere la vista della città, secondo me è anche la viabilità in primis, ma la segnaletica, perché io vedo una città e trovo un disastro di cartelli collocati in una norma con un impedito di autorità e organizzati da qualche dato pubblicitario non proprio regolare, e parlo strada la sinistra, perché non magari mi sono visto un casalmone disastrato per poi una desolante scheletro di un altro edificio in computer. Arrivò il semaforo proprio, la rimuova la stessa messa, la segnaletica è un po' confusa. Cioè non è una passione, si deve essere più di quella viaggiatore, perché era giù molto riguardo cosa fanno gli altri. E quindi è una ristrutturazione organica, come prevede per essere la strada, che è la segnaletica, in cui a volte il comune stesso qualche cosina da recuperarsi e per dare un senso di ordine, cioè io devo avere la capacità di sapere dove andare, perché sono servizi essenziali, perché la mia informazione del territorio turistico, ristorante, albergo, eccetera, eccetera, però devo recuperare, devo sapere dove l'ospedale, devo sapere dove fare, devo sapere dove sono le strutture che mi servono. E poi ripeto, problemi ce ne sono moltissimi. Non è facile, nel nostro lavoro mi sconosciuto e diciamo molto complesso. Posso solo dire che abbiamo un grosso patrimonio di buona volontà che a volte posso dire che non posso sfruttare, è sottoutilizzato e a volte è frustrato, perché a forza della buona volontà della gente a volte ci scontriamo con dei bizantinismi. Un esempio per tutti. Le ore, non abbiamo praticamente ore straordinarie, ma cosa succede? Molte volte noi prolungando l'orario di due ore che un servizio che adesso diventa una persona spostata completamente di turno per sei ore, per esempio che lo potete vedere tutti, maggio, mese mariano, processione a Lugo, la processione dura dalle 9 di sera alle 9 e mezzo, 4 alle 10, normalmente utilizzavamo il personale che faceva solo due ore. Non potendo fare straordinario, uno dei presidi o quelli mattino tre vigili, alla sera abbiamo magari 5-6 vigili che fanno tutti, diciamo, dalle 3 alle 3. Mi ho fatto un esempio pratico, io perché riusciamo.
da 10 anni che deve essere una cultura proprio che non è stata mancata dalle bonifiche che abbiamo fatto in andare. Stiamo chiedendo semplicemente un braccio meccanico per quello dei cimiteri che a volte si è più per un saltone rosso che se c'è da caso per il giorno o interno che esce. Non riusciamo a farlo, è andata tutta dal lunedì al venerdì, poi sabato e domenica c'è per un po' tornare a salire. Questo è un grande esempio di quello che facciamo, così come i giardini, alcuni giardini periferici vanno chiusi, vanno chiusi in maniera seria. Ai giardini cioè ci avevano tagliato 30 volte la catena, fino a quando il proprio litorato si è rifiutato giustamente di fare la catena, perché? Allora, anziché la catena del petto, vogliamo spendere una volta i soldi, possiamo cacciare che si chiude anche lì automaticamente buona parte, ci consentono. Allora sì, una fattiva sorvegliante, se no, allora io continuo a raccogliere il giardino al balto, mandare fuori la gazzotta, mandare fuori questo, cioè,